È stato inaugurato, presso l'impianto di Rescaldina, il 100° distributore di metano. Dal 2000 ad oggi i distributori sono passati da 21 agli attuali 100, mentre altri 80 sono in fase di realizzazione. L'obiettivo che Regione Lombardia si pone è quello di garantire un distributore di metano ogni 45.000 abitanti e uno ogni 30 km sulla rete autostradale. Regione Lombardia si è prodigata per lo sviluppo del settore dei veicoli a basso impatto ambientale ed in particolare quelli a metano. La normativa vigente prevede che fino al raggiungimento di questo obiettivo ogni nuovo impianto di distribuzione di carburanti debba prevedere una colonnina per il metano. Regione Lombardia è la terza in Italia come numero di impianti in esercizio, mentre come crescita è la regione che ha fatto meglio. Il 25% del consumo del metano è lombardo. Questi i dati resi noti oggi da Stefano Maullu, assessore al commercio, turismo e servizi di Regione Lombardia, durante l'inaugurazione del 100° impianto di distribuzione di gas metano nel comune di Rescaldina. Presenti all'inaugurazione il presidente di Regione Lombardia, Roberto Formigoni, il direttore generale della divisione Refining and Marketing di Eni, Angelo Fanelli, e il sindaco di Rescaldina, Paolo Magistrali. Altri 44 nuovi impianti per l'erogazione di metano per auto saranno realizzati entro il 2012 sulle reti autostradali e stradali lombarde grazie al protocollo d'intesa che il presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, ha firmato nel giugno di quest'anno con Eni. Nel quadro dell'impegno che Regione Lombardia mette in campo per migliorare la qualità dell'aria, un ruolo di primo piano occupano le azioni tese a favorire un maggior ricorso ai carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale, in particolar modo il metano. La rete distributiva del metano in Lombardia ha registrato un trend positivo di crescita nel numero degli impianti aperti al pubblico, che sono raddoppiati nel numero in pochi anni con un conseguente aumento dei consumi che conferma il gradimento degli automobilisti lombardi per i cosiddetti carburanti Powered. Siamo con Stefano Maullu, assessore regionale al commercio. Ecco, un pensiero, un commento su questo 100° compleanno della rete metano. Beh, intanto un risultato, come dire, degno di nota che va festeggiato. 100 distributori di carburante alternativo, di metano nello specifico, sono una realtà consistente per la nostra regione, vanno nella giusta direzione di garantire sistemi di autotrazione che siano sempre più ecologici e compatibili, ma soprattutto testimoniano la tenacia di Regione Lombardia nel perseguire questa svolta ambientale che è caratterizzata per quanto riguarda i trasporti da soluzioni come queste, ma più in generale da una serie di sistemi che mirano a garantire impatto zero per tutto quello che serve alla nostra vita civile. Siamo con Angelo Fanelli e voglio chiederle un pensiero su questo matrimonio tra Vimpe e Eni oggi. Guardi, il matrimonio dura da 50 anni, oggi festeggiamo 50 anni di collaborazione con uno dei più importanti partner dell'Eni. Ricordava oggi Mario che lui ha conosciuto addirittura Matteo, io non l'ho conosciuto, quindi praticamente è un qualcosa che è nato tantissimi anni fa e che continua nel tempo, questa attività così difficile in Italia che è la distribuzione carburanti. Siamo con Paolo Magistrali, sindaco del comune di Rescaldina. Un pensiero sulla giornata di oggi, su questa inaugurazione di questo 100° impianto di metano. Ma io non posso che essere assolutamente orgoglioso come sindaco del comune di Rescaldina nell'ospitare un impianto, tra l'altro il numero 100 nella regione Lombardia, che è un modo sicuramente nuovo e innovativo per concepire una autentica mobilità sostenibile del nostro territorio nel rispetto e nella tutela dell'ambiente, dell'aria e quindi della salute pubblica. Siamo con Mario Vincenzi, presidente della Vimpe SPA e nonché proprietario dell'impianto. Ecco, quali sono i punti fondamentali che vi hanno portato fino a questa giornata di oggi, questa inaugurazione? Ma direi che dopo aver vissuto una vita a realizzare impianti carburanti, da qualche anno stiamo concentrandoci su dei potenziamenti del prodotto metano, seguendo il progetto che ha impostato la Regione col Presidente Formigoni, e dotando alcuni dei nostri impianti carburanti di potenziamenti con le colonnine metano. Questo è il secondo impianto di metano che abbiamo, ne arriveremo presto un terzo, e cerchiamo di sviluppare una serie di iniziative
iniziative che possono agevolare questo tipo di progetto installandolo ovunque possibile sulla nostra rete, perché crediamo in questo tipo di mercato sia per i risvolti ecologici sia anche per i risvolti di mercato stesso. Bene, siamo con Fulvio Ballabio. Voglio chiederle qual è il connubio tra i nuovi carburanti ecologici e il motorsport? Ma il caso specifico di essere qua all'inaugurazione di questa stazione a metano è proprio mostrare che indipendentemente dalla risorsa di carburante che si possa usare oggi, o GPL o metano, tutti questi fanno parte di carburanti nuova generazione, e quindi oltre ad andare bene sia per le Panda o per le piccole auto, possono arrivare anche con GT di questo tipo da vari cavalli a prestazioni oltre 300 all'ora, per significare come anche l'ecologia possa andare di pari passo con quello che è la tecnica e la performance del mezzo stesso.